te. Abbiamo fatto venire. Polizia municipale in alto. Ho portato anche il primo ministro dell'Albania, la giunta comunale. Grazie, Presidente. C'è stato quel che due. Persona speciale che aiuta la provincia di Pescara, che ne sono 46, e rende di diciamo, confronto sia oggi che domani, perché avremo altri momenti. Sì, grazie Presidente. Prego. Al grazie vicepresidente, grazie. Parole per dire al Presidente che è stata una caratura politica internazionale e che per noi è stata più forte che altrove, ferita dalle difficoltà di questi anni, ma che i nostri due popoli, i nostri due paesi, vorrei dire anche le nostre due economie hanno una lunga storia di... Presidente del gruppo del Cromati. Lo spirito d'impresa tra i giovani. Gli imprenditori italiani che vengono in Albania tornano, diciamo, intrigati dalla possibilità di ritornare per investire direttamente. Noi abbiamo avviato un processo di riforme strutturali ed economiche che costituiscono il principale impegno del nostro governo, sicuramente con l'obiettivo principale di integrare il nostro Paese nell'Unione Europea, ma senza dubbio anche con l'obiettivo strategico di rilanciare l'economia del paese e anche di rafforzare il suo tessuto sociale. E per questo abbiamo preso un numero importante di misure legislative e ultimamente stiamo discutendo in Parlamento una nuova legge per gli investimenti strategici, una nuova legge per il turismo, una nuova legge per il partenariato pubblico-privato, dove vogliamo mettere un accento molto forte. Poi abbiamo definito un numero di zone franche, zone economiche libere e anche un numero di privatizzazioni importanti. Dall'altra parte, la nostra politica fiscale è strettamente compilata con l'obiettivo di attrarre gli investitori e anche di incoraggiare i nostri imprenditori. Per esempio, l'imposta sulle società in Albania è solo 15%, cioè tutte le imprese in Albania, tutte le società pagano solo 15% indipendentemente da quello che guadagnano, cioè non abbiamo la tassazione progressiva come qui in Italia. Abbiamo un'imposta, questa è l'unica imposta per le imprese, 15% e basta.